Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci qui con un nuovo episodio della serie Flight Simulator 2020. Allora ragazzi, quello che ho intenzione di farvi vedere oggi è un evento catastrofico, diciamo, naturale che sta avvenendo in questo momento in America, precisamente tra gli stati della Louisiana, e adesso si sta spostando verso la costa est e dell'America, continente americano, ed è l'uragano Laura. Come vedete, dovrebbe essere circa questa depressione che vediamo. E infatti vedete che anche il moto delle nuvole sembra quasi circolare. Allora, per poterlo visitare al meglio dobbiamo impostare il meteo in tempo reale. Ok, che l'abbiamo settato. Andiamo a vedere l'uragano Laura, che dite? Ok signori, siamo pronti a decollare. Allora, aspettiamo che ci carichi il GPS in questo modo. Allora, io avevo attivato un attimo i comandi della torre e lascio gestire le comunicazioni al nostro copilota, e giusto perché noi ci dobbiamo comunque godere il viaggio, e come vedete la situazione è abbastanza drammatica. Allora, togliamo il freno di parcheggio e siamo pronti a decollare, ragazzi. Pronti, le condizioni sono molto avverse, quindi speriamo che vada tutto quanto liscio come l'olio, in teoria. Speriamo. Prendiamo quota. E iniziamo subito la virata e tiriamo sul carrello. Cessna X-ray Golf Sierra, continue for north departure. I will contact you next when you leave my airspace. Ok, adesso dobbiamo lasciarci guidare da X-ray Golf Sierra, you are leaving my airspace frequency. Dalla torre di controllo, perché smettiamo di vederci. Memphis Tower, Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra, continue for north departure. Allora, la zona dovrebbe essere circa questa. Usciamo un attimo dalla rotta, signori, perché il nostro scopo è poi quello di guardare il panorama dell'uragano. Non so se nello specifico sia questo, ma gli somiglia molto, che dite? Possiamo notare la depressione, il buco formato all'interno di questa banco di nubi enorme, concentrico. Vedete, è tutto attorno, e poi qua una grande pressione, come se fosse l'occhio del ciclone dell'uragano Laura. Se riesco vado ancora più in alto, che vorrei farvelo vedere meglio. Ok signori, stiamo passando sopra all'occhio del ciclone. Guardate che roba, bellissimo. E come vedete siamo abbastanza in alto da comunque poter capire che questo mi sa che è l'unico occhio del ciclone che possiamo vedere dell'uragano, perché vedete anche quello lì è semplicemente un foro, mentre invece questo qua è palesemente il buco del ciclone dell'uragano Laura. Ok signori, guardate, sto cercando di tornare giù abbastanza rapidamente all'interno dell'occhio del ciclone, in modo da vedere un po' l'effetto che ha viaggiare dentro a un uragano. Attenzione, il vento spinge da sotto, una certa prepotenza. Se riesco a entrarci un po' più come si deve, sto facendo il casino con i tasti. Eccoci qui. Allora, se riesco mi fermo un secondo. Ok, adesso ce lo guardiamo un attimo insieme, signori. Guardate, siamo dentro al banco di nubi. Perdonate un po' la qualità delle nubi, ma diciamo il mio computer non regge un calcolo delle nubi volumetriche molto dettagliato. E le proviamo a guardare con un po' le differenze delle luci, un po' con il gioco delle ombre. Guardate che quanto è suggestiva la cosa.
con il sole leggermente sopra. Vediamo, proviamo ad aumentare, andare verso il tramonto. Tiriamolo un po' più velocemente. Ok, così il sole è oltre le nubi, inizia a dare un po' il colore rosso, guardate, è bellissimo. Vediamo se andiamo avanti ancora. Guardate così quanto è suggestiva la cosa. Ci vengono degli screen spaventosi. Diamo un'occhiata anche dall'interno della cabina di pilotaggio. Guardate, si vede il banco di nubi fuori da dove siamo noi. Possiamo vedere con una luce ancora più rossastra. Io direi di provare a proseguire con questa situazione meteo. Vediamo. Ok, proviamo a proseguire con questa situazione meteo. Signori, guardate che figata. E vediamo un po' che cosa succede. Guardate il rossore del sole. Bellissimo. Il volo tra le nuvole, signori, è bellissimo. Proviamo a vedere anche dall'interno. Guardate quanto è reso bene. Siamo esattamente sopra l'occhio del ciclone, dentro l'occhio del ciclone. Guardate che lavoro. Cioè, là sotto è notte, praticamente. Mi sono fermato giusto un secondo a fare qualche screen, ragazzi, della situazione, perché... cioè, non capita tutti i giorni di... anche tramite... un videogioco di volare all'interno di un uragano, insomma. Guardate che roba. Attenzione che il nostro copilota ci ha acceso le luci, guardate che bello. Ora proviamo ad andare a destinazione, che dite? Ok signori, stiamo rientrando verso la pista d'atterraggio. Ho fatto un tentativo, ho utilizzato la funzione viaggia A e ho fatto viaggia A la parte finale del nostro viaggio, che è la fase di atterraggio. Quindi vediamo insieme com'è che funziona questa funzione, non l'ho mai provata. Vedete che questa è la schermata sostanzialmente, adesso lo chiudiamo, perché a noi quello che interessa è poter atterrare e soprattutto vedere la pista. Ok, dovrebbe essere circa in questa direzione. Ah, è dritta dritta verso di noi. Ok. Ci va anche abbastanza bene a questo punto. È l'unica cosa che con la mia manetta non so com'è che si attivi la retrospinta a questo punto. Ah vabbè, un po' brusca. Aia, un po' molto brusca. Giù. Abbassati, ok, non c'è bisogno della retrospinta dalla botta che abbiamo tirato. Va bene. Ok, chiudi il gas per l'amore di tutti i santi.
Ok signori, dopo aver spento il nostro jet abbiamo terminato qua il nostro volo attraverso l'uragano Laura. La condizione meteo non è delle migliori, tant'è che infatti piove e si può sentire, cioè diciamo è una lieve pioggia, non è una pioggia drastica come quella dell'ultimo video. Io spero ragazzi che il video vi sia piaciuto, come sempre vi chiedo di lasciare un like, condividere il mio episodio e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Intanto vi ringrazio e un saluto a tutti da Clifford Game. Ciao!